Ultimamente mi sono trovato a fare delle riflessioni sul mio canale. Stavo pensando al fatto che sul mio canale ci sono diversi contenuti molto diversi tra di loro. Ci sono video di viaggi, video sul Giappone, video di produttività e di crescita personale. E quindi di fatto non sto seguendo quello che dagli esperti viene dato come consiglio principale per crescere bene su YouTube, ovvero quello di seguire una nicchia e andare molto verticale su alcuni prodotti, su alcuni argomenti. Nell'ultimo periodo poi io ho pubblicato 4 video, 2 a tema Giappone e 2 a tema crescita personale. E nell'ultimo periodo il canale devo dire che è andato molto male, perché ho avuto un calo degli iscritti. Ora, ho già spiegato in un altro video che non sono i risultati in termini numerici a dare la felicità, però è anche vero che nessuno che fa video vuole avere un calo degli iscritti. Pubblico video su questa piattaforma nella speranza, ovviamente, come tutti, di crescere il mio pubblico e di aumentare le persone che guardano i miei video e che quindi si iscrivono al mio canale. Quindi un calo degli iscritti ovviamente mi ha portato a riflettere, a fare delle riflessioni sul mio canale. Ho ripensato anche a quello che diceva uno dei miei youtuber preferiti, che è Matt Abella. Matt sostanzialmente, in un momento in cui aveva avuto un grosso calo di iscritti, aveva riflettuto sul fatto che queste persone probabilmente non erano interessate così tanto a quello che lui aveva da dire e che queste persone prima o poi se ne sarebbero andate. Condivido molto questa riflessione e sono d'accordo, però d'altro canto non mi davo pace e mi preoccupava il problema di dire forse è colpa mia, sono io che sbaglio perché sto proponendo argomenti molto diversi e quindi la gente è spiazzata, qualcuno può arrivare sul mio canale perché ha visto un video e pensa di trovare video di un certo tipo e poi invece ne trova degli altri e quindi si trova spiazzata. Di recente però ho visto un video di Alib Abdal che, se non lo conoscete, andate a guardarlo, è uno youtuber britannico di origini pakistane che di recente è cresciuto molto, ha superato da qualche mese il 1 milione di iscritti, è un canale che sta crescendo molto bene, credo che sia attualmente a 1,5 milioni di iscritti, fa video principalmente di produttività. In uno dei suoi ultimi video, quello che mi è capitato di guardare, raccontava dei 10 consigli, dei 10 spunti principali che lui ha imparato dal suo youtuber preferito, che è Peter McKinnon. Ora, Peter McKinnon è anche uno dei miei preferiti, è forse uno dei motivi per cui anch'io ho cominciato a fare video su YouTube e credo che di fatto sia uno degli youtuber più seguiti da chi è su questa piattaforma e soprattutto da videomaker, filmmaker. In questo consiglio sostanzialmente Peter raccontava in un video che avevo visto anch'io tra l'altro di come il suo canale era cambiato e stava cambiando e quindi non trattava più solo di tutorial fotografici, di video, ma potevano esserci argomenti diversi, vlog, vi mostro cosa ho in tasca, video sul caffè, tante cose completamente diverse. E questo perché? Perché Peter spiega: il canale ha il mio nome, si chiama col mio nome perché rappresenta quello che sono io, non tanto un certo tipo di prodotto, un certo tipo di argomento. Rappresenta me come persona e quello che io voglio dire e voglio comunicare. Lo posso fare e lo voglio fare con diverse tipologie di video. Questa cosa mi ha colpito molto e ho pensato: caspita, è vero. Questo non si applica solo a lui che ha una personalità immensa e che quindi è attrattivo perché uno dice: caspita, Peter McKinnon è Peter McKinnon, quindi lo guardiamo perché lui. No, questa cosa vale per tutti, dallo youtuber grande e importante come lui all'ultimo degli ultimi come sono io. Pertanto nel mio canale, che ha il mio nome, io devo sentirmi libero di pubblicare i video che piacciono a me, contenuti diversi che, come nel mio caso, possono spaziare molto dai viaggi alla produttività al Giappone e quindi danno poi alla fine un'idea di me, della mia persona. Se qualcuno si iscrive al mio canale lo fa, immagino, perché è interessato a quello che io ho da dire, indipendentemente dal contenuto o dalla tipologia di video che sto lanciando. Perciò se siete qui e vi siete iscritti per vedere video di viaggi, cancellatevi pure, perché il mio canale non è di viaggi. Se vi siete iscritti per vedere video sul Giappone, cancellatevi pure, perché il mio canale non è un canale sul Giappone. Se invece siete attirati da quello che io ho da dire e volete scoprire qualcosa di nuovo, che possa essere da qualche argomento utile per la crescita personale, a come si fa un video o a cosa si mangia in Giappone, beh, allora siete nel canale giusto. Se non l'avete ancora fatto, allora iscrivetevi al mio canale e seguitemi in questo viaggio, che poi alla fine è la vita.
Non credo sia possibile cambiare le persone, milioni di persone, con un colpo di bacchetta. Credo però che un messaggio importante possa arrivare anche a una sola persona. E se un messaggio può cambiare, può aiutare a crescere una persona, ha fatto il suo dovere. Perché questa persona poi a sua volta lo trasmetterà a un'altra persona, creando una catena positiva di crescita per più persone. Per questo è tutto, vi lascio con questo messaggio e spero di trovarvi alla prossima. Grazie mille, ciao!